GF VIP, Monte dopo il bacio con Giulia, e logorroica, così sta zitta. Francesco non ha seguito per nulla il consiglio di Signorini e continua a confondere Giulia tra tenerezze e attacchi. Capire a che gioco sta giocando Francesco Monte con Giulia Salemi è davvero un dilemma, un enigma che metterebbe in difficoltà anche Adam Kadmon, personaggio immaginario televisivo che rappresenta il mistero assoluto. Prima sembra interessato a lei, poi si tira indietro definendola amica, la bacia e l'attacca dopo un minuto, guarda avanti e finisce per ripensare alla sua ex Cecilia Rodriguez, ammettendo di non essere pronto per un nuovo rapporto d'amore. Oggi Francesco ritorna alla carica e bacia in cucina l'influencer iraniana, per poi ribadire di averlo fatto per farla stare zitta. Esclamazione che ha rovinato un momento tenero e dolce. Forse è solo vergogna o paura, come lui stesso ha dichiarato nell'ultima puntata del Grande Fratello VIP, dove Signorini ha redarguito duramente l'ex tronista. L'opinionista, infatti, l'ha messo in guardia raccomandandogli di non prendere in giro la Salemi che sta soffrendo per questi suoi cambi repentini di umore e di non fare troppo il piacione. A mettere pace tra i due, la simpatia dell'influencer che chiede fiducia per arrivare al suo obiettivo, conquistarlo e fargli dimenticare la sua bella Cecilia, ormai nella braccia di Ignazio, conosciuto proprio nella stessa casa. Ultimo, in ordine di tempo, a lanciare una bomba su Monte è stato Fabrizio Corona che fa rivelazioni scottanti. L'ex re dei paparazzi ha rilevato che Monte ha contattato Silvia Provvedi tramite un SMS prima dell'inizio del reality e la sua relazione con Giulia è costruita per allungare la sua permanenza in casa e avere più visibilità, come la sua ex Ignazio Moser. I fan di Francesco e Giulia fanno volare sul cielo di Cinecittà un messaggio aereo per loro, molti altri invece criticano l'atteggiamento di Monte. Francesco Monte bacia Giulia Salemi e poi esclama, ho fatto stare zitta un'amica logorroica. Scatta un altro bacio tra Francesco Monte e Giulia Salemi che rimane senza parole per il gesto affettuoso da parte dell'ex tronista, sempre restio a sbilanciarsi e mostrare i suoi sentimenti. Il bacio non era sicuramente uno di quelli passionali che si vedono nei film romantici, ma abbastanza innocente. Prende valore in quanto è dato da un Monte che negli ultimi tempi si è mostrato con il freno a mano tirato nei confronti di Giulia. Francesco, anche durante l'ultima puntata, ha puntualizzato che vuole molto bene alla Salemi, ma ancora non ha capito se può sfociare in qualcosa di più. Quello che sa è che attualmente non è pronto per una nuova relazione. Dopo averla baciata lei era al settimo cielo e gli ha chiesto cosa era successo prima in cucina. Lui ha dato una risposta a dir poco spiazzante. Ho dato un bacio a un'amica logorroica, solo per farla stare zitta. Non si è bene capito se l'ha detto scherzando o sta giocando a un gioco abbastanza sporco, conoscendo i sentimenti di Giulia. Le critiche a Francesco Monte. Pare che Giulia Salemi sta riuscendo nella sua missione, quella di conquistare il bel Monte. I fans della coppia li incoraggiano con un messaggio aereo con su scritto, divisi siete persi, team Fralemi. Altri invece lo criticano aspramente. Signorini, come già riportato, lo ha ripreso durante l'ultima puntata dicendogli di non prendere in giro la ragazza. Fabrizio Corona, lo ha accusato di aver costruito tutto prima del suo ingresso nella casa provandoci prima con Silvia Provvedi. Non trovando terreno fertile ha preferito puntare sulla Salemi, molto più manovrabile. Il pubblico sui social, invece, penso che sia stato più dolce con Giulia solo per placare le critiche e non si è interessato realmente a lei. Vedremo chi la spunterà.